Ragazzi, io ci tengo anche da parte sua a ringraziarvi per il supporto che avete dimostrato e che avete dato sul contenuto della prediction della Premier League. Grazie. Ve l'avevo promesso nel giro di poche ore, 5.000 mi piace, obiettivo raggiunto. Una botta de mi piace. Grazie immensamente, siamo qui per fare anche la prediction di Serie B. Ho fatto un sondaggio su Instagram, ho fatto un sondaggio anche sul post community di YouTube. Avete scelto per poco la Serie B. Ma la Liga Spagnola se l'è lottata fino all'ultimo. Ma io rilancio 5.000 mi piace e portiamo anche la prediction della Liga Spagnola. Dipende tutto da voi, è un obiettivo raggiungibilissimo. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Mi piace, iscrivetevi e attivate la campanellina, così ogni volta vi arriva sul cellulare la notifica e non vi perdete più neanche un video. Abbiamo altri due canali YouTube, altro canale di calcio, canale extra calcio. Ragazzi, sto a fare delle cose veramente pazzesche. In descrizione o compariranno qui. Consiglia loro l'applicazione più bella per seguire il mondo del calcio. Vi basterà passare sul link in descrizione, ragazzi, e correre a scaricare OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Ragazzi, ormai lo sapete, non vi ripeto più che cosa offre OneFootball. Dovete testare con mano per capire di che cosa stiamo parlando. È a portata di due click direttamente dal link in descrizione. È gratis. Detto questo, ecco, sta al contrario. Io ti dico subito che ho avuto più difficoltà a fare questa che la Premier. Te dico solo questo. Tutto dire perché la Premier, questa Premier è la Premier, io credo, più difficile degli ultimi 20 anni. Ma tu dove può succedere veramente tutto. Hai la Serie B già sta... di per sé è così, tantissime squadre forti. Ma ti rendi conto che queste sono squadre che bene o male hanno tutte bazzicato la Serie A negli ultimi 15-20 anni? Cioè, raga, una... bene o male. Bene o male, quasi tutte, almeno una volta. Cioè, assolutamente sì, difficilissimo. Qua veramente, secondo me, le figure del m***a se sprecheranno. Sì, ma difficilissimo proprio... indovinare. Sono sicuro che qua prenderemo delle toppate clamorose. Sì. Ma basti pensare, ragazzi, al Parma dell'anno scorso, no? Che con quella squadra tutti dicevano lotterà per ritornare in Serie A. Perché l'anno prima era sceso, se non mi ricordo male, no? È arrivato 12°. Questo vi deve far capire della dimensione di quello che abbiamo potuto fare, ragazzi. Alcune cose non dico messe a caso, abbiamo provato a ragionare, ma il livello della Serie B, tante squadre competitive, può succedere di tutto. Seppure in alcune Serie B mi viene in mente quel famoso Benevento di Inzaghi, aveva stradominato, stravinto quell'anno, stravinto. Detto questo, fate anche voi la vostra prediction qua sotto nei commenti. Chi ci hai messo alla 20ª posizione in classifica? Il Sud Tirol. Una neopromossa, quindi sei andato tra virgolette sul sicuro, e fu così che arrivò quarto in classifica. Staremo a vedere. È una delle squadre sulla carta che ha il valore rosa più basso. Sì, se non il valore rosa più basso in assoluto, anche quello più basso in assoluto. Però essendo la neopromossa mi sembra un pochino quella che può essere un pochino indietro rispetto a tutte alle altre. Io ti sorprenderò, perché come ultima in classifica ci ho messo una squadra che in realtà non è neopromossa, ma che l'anno scorso ha rischiato di scendere. Ok. E ha vinto i playoff. Ok. Il Cosenza. È vero, il Cosenza. Il Cosenza contro il Vicenza vinse, se non mi ricordo male, poi 2-0 contro il Vicenza, no? Sì. E si salvò. Diciamo che se vai a guardare 35 punti e la retrocessione secca senza playout era 34. Esatto. Io l'ho ipotizzata ultima in classifica. E se ci fate Cosenza, datevi una grattata di quelle esagerate. Epocali. 19ª posizione in classifica. Ma mai anticipato la squadra, perché invece che 20ª l'ho messa 19ª. Non me l'aspettavo, lo so. Cosenza. Pensavo che avresti messo un'altra neopromossa. No, ho fatto lo stesso ragionamento, perché già l'anno scorso ho rischiato. Non vorrei che quest'anno. Io ci ho messo il Sud Tirol, quindi ci siamo invertite praticamente. L'abbiamo praticamente invertito. Non me ne vogliate, ragazzi, se poi veramente riesce a fare un campionato super e a salvasse, non ci abbiamo la palla di vetro, non ci abbiamo la palla di vetro, altrimenti saremmo tutti ricchi con le scommesse sportive. Esattamente. 18ª posizione in classifica, inizio ad essere sempre più curioso. Ne ho promossa? Ne ho promossa il Modena. Stessa identica mia. Ah sì? Mazza, se siamo messi d'accordo, incredibile. Il Modena anche per me, ragazzi, erano 6 anni che il Modena non bazzicava la Serie B. Quindi diciamo che manca un pochino di esperienza, anche però se vorranno, proprio per questo motivo, vorranno con le unghie e con i denti aggrapparsi a una salvezza. Basterà? Non lo so. Vediamo. 17ª posizione in classifica. Ah, quasi a malincuore, ce l'ho messa alla spalla.
Quindi zona playout. Zona playout per la SPAL, perché l'anno scorso non è stata una grandissima stagione in Serie B, nonostante comunque venivano da annate in Serie A, e sinceramente mi dispiace, ma non la vedo ancora così forte da poter recitare. Sì, esatto. Ok, io ci ho messo la Regina. Regina che l'anno scorso, nel bene o nel male, insomma, i suoi 46 punti li ha fatti, sì. Però raga, mettete pure, provate a farla pure voi la prediction. Voi dovete capire, no, che so, squadre, devi metterle ognuna in una posizione, quindi devi fare delle scelte. Quasi per esclusione. Sedicesima Regina, ci ho messa io. Più o meno l'ho lasciata. Spalle Regina, quindi fanno i play out secondo te? Spalle Regina, sì. Ci ho messo sedicesima. A spalla. Ci ho messo così proprio. Bene. Quindi benissimo. Per entrambi il play out sarà spalle Regina. Va benissimo. Bene. Comunque sedicesima posizione in classifica. L'anno scorso sono arrivati quindicesimi, eh? Sì. La SPAL, tu l'hai messa un po' più giù. Quindicesima posizione, qua ragazzi qualcuno me mena, vai. Cittadella. Cittadella che l'anno scorso è arrivato undicesimo. Sì, l'ho messo un ragazzi, po'. Ragazzi, io non chiedetemi perché, non ve lo auguro ovviamente, poi è una squadra che noi in Serie A abbiamo apprezzato, ci abbiamo pure attinto giocatori importanti per la Roma. Sì. Lì de Toshi Nakata de turno. Per Perugia. Ammazza, oh, ci ha messo quindicesimo. È arrivato ottavo l'anno scorso, ragazzi. Sono queste le annate strane. È capitato molto spesso le squadre che hanno fatto i playoff l'anno prima e l'anno dopo hanno deluso. Sì. Ho provato ad indovinare, non lo so se così sarà. Quattordicesima posizione in classifica. Ecco, diciamo che io ho fatto un ragionamento simile al tuo, ma non con il Perugia, con una squadra che addirittura l'anno scorso in Serie B è arrivata anche sopra al Perugia, e parlo dell'Ascoli. Ho messo l'Ascoli quattordicesimo. Ed è arrivato sesto. Ed è arrivato sesto. Zona playoff come il Perugia, tra non l'altro. Non so perché ho visto l'Ascoli e ho fatto cioè tra le prime posizioni non riuscivo ad immaginarmelo. Ho detto guarda che questa può essere andata vincolo. In cui vincolo, torna o vincolo o gli dice veramente tutto storto, quasi come al Parma dell'anno scorso. Quattordicesima posizione in classifica. Henry e Fabregas. Il Como, lo sai che Henry è diventato, sì, lo so, azionista, lo so. Sì, insieme, sì, a Fabregas, sì, oltre che calciatore sono azionisti del Como. Henry scenderà in campo, ma butto là, no, sì. Coso sì, però Fabregas sì. Sì, ragazzi, io ipotizzo che più di tanto, bene o male la dimensione dell'anno scorso, non credo che Fabregas riuscirà a spostare così, no, tanto gli equilibri. Certo. Tredicesima posizione in classifica, il Como. Ammazzate, oh, stessa posizione dell'anno scorso. Stessa posizione dell'anno scorso. Senza infamia e senza lode. Io ci ho messo la Ternana, l'anno scorso sono arrivati decimi, quindi immagino anche una Ternana un po' più giù di tono, no? Ok. La dodicesima. Ternana, dodicesima. Più o meno ho immaginato una squadra come quella dell'anno scorso, quindi che fa le sue belle partite, poi alterna qualche prestazione poco positiva, ma si salva tranquillamente. Io sto cercando di ricordare il ragionamento che ho fatto per mettere dodicesimo il Cittadella. Poi guardando quanto era arrivato in classifica, me lo ricordavo leggermente più sopra, però bene o male io l'ho mantenuto in quella posizione di, più o meno, di classifica. Undicesima posizione in classifica. Il Perugia. Quindi Perugia da ottavo a undicesimo. Sì, più o meno, però più o meno stiamo lì. E io qui, tu hai esagerato con l'Ascoli, io l'ho messo undicesimo, quindi fuori dalla zona playoff. L'anno scorso i playoff li hanno fatti. Sì, sì. Zone calde della classifica. Andiamo avete, dalla parte sinistra. Avete odorato, avete notato che né tu, se non mi sbaglio, no, non l'hai messa finora, né io... Due neo promosse importanti, No. Le abbiamo pronosticate nella parte sinistra della classifica. Vabbè, non so due neo promosse da lo so, però allora, decima posizione in classifica, chi ci hai messo? Benevento. Pensavo stavi a di pene al vento. Bari. No, Benevento. Bari. Tu ci hai messo Bari o la Bari? È uguale. Ma allora, il Bari secondo me è una squadra che può prendere la zona playoff, come pure può arrivare in zona playout. Io
non riesco ad inquadrarlo perfettamente. Guarda, secondo me il Bari ci avrà dalla sua, il pubblico caloroso che manca, comunque gli mancava questa atmosfera calda da parecchio tempo, esatto, e non vedo voglia di fare bene. C'hanno molta voglia di fare bene. Vi auguro che fai i playout, lo vorrei fortemente un Bari out. E i playoff, scusate, vorrei fortemente sia un Palermo che un Bari in Serie A, ma quest'anno la concorrenza è spietata. Non la posizione in classifica, scusate, ho detto playout, non la posizione in classifica. Proprio il Bari ci ho messo. Io ci ho messo il Venezia. Per il motivo che vi ho detto 10 secondi fa praticamente. Qualcuno potrebbe considerare forse anche il Venezia una squadra, chi lo sa, per provare a ritornare immediatamente in Serie A. No, è una squadra che è appena scesa. Però io guardo la stagione scorsa, anche in Serie A, ragazzi, crollo vertiginoso. Però giocavano bene inizialmente. Sì, vero. Però secondo me il ridimensionamento, la botta la sentiranno. Quindi ci non in classifica. Mi ripeti tu chi hanno detto? No, no. Il Bari. Ok, ottava posizione in classifica. Il Pisa. Da terzi... Con le due squadre davanti dell'anno scorso che sono andate in Serie A, da terzi scenderanno ottavi. Ok, playoff. Finale, però è andato il Monza alla fine. Esatto, esattamente. Io ci ho messo il Benevento, che sono arrivati settimi, li ho messi ottavi, ragazzi. Per me la dimensione del Benevento, bene o male, è quella. Bene o male, siamo lì. Settima. Brescia. Che l'anno scorso sono arrivati quinti. Frosinone. Secondo me però quest'anno il Frosinone può essere una delle pretendenti a salire in Serie A. Il Frosinone non parlo solo dei playoff, l'ho messo in zona playoff così come il Benevento, però potrebbero pure far molto meglio di come li ho pronosticati. Il Frosinone so parecchi anni che è sempre lì lì, sì quest'anno i playoff, sì quest'anno ce la fanno a puntare alla Serie A, poi c'è sempre quel centesimo che gli manca per arrivare all'Euro, e ti anticipo che li ho messi alla sesta posizione. Quindi zona playoff pienissima pure. Pienissima, sì sì. Io sesta posizione in classifica e ve lo auguro, vi auguro anche di più, ma secondo me è difficile. Io ci ho messo il Palermo. Per me il Palermo può fare bene in questa stagione, pubblico caloroso, sì. L'atmosfera è importante, la proprietà del City, il City Group. Oh, se poi arrivano fuori dalla zona playoff o più sotto, ragazzi, io ci ho provato. Detto questo, quinta posizione in classifica. Venezia. Quindi tu li metti ancora in zona playoff, in piena corsa per provare a ritornare subito in A. Assolutamente sì. Io ci ho messo il Pisa. Per me è un lieve ridimensionamento del Pisa, che comunque riprende i playoff ma lo fa da quinti della classe. Quarta. E qua entriamo veramente nelle situazioni più di zona Champions. Qui entriamo nelle zone calde di classifica. Chi ci hai messo? Il Palermo. Non l'avevi ancora detto. No. Io ci ho messo il Palermo. Io ci ho messo il Brescia. Brescia che l'anno scorso è arrivato quinto. Secondo me anche un lieve miglioramento riusciranno a farlo. Ci può stare. Ipotizzo. Terza posizione. Qua se divertimo, perché queste so... Non l'abbiamo? Mancano le stesse tre sia a me che a te. O me sbaglio? No, mi sa che c'è... Sì, 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 c'hai ragione. Ci mancano le stesse può tre. Può essere che se stiamo a confondere, forse me ne ricordo. No, no, ci mancano le stesse tre. Terza posizione in classifica. Il Genoa. Quindi non promozione diretta. Playoff. Io terzi ci ho messo il Parma. Ok. Però ci sono voluto andare cauto. Mm-hmm. Perché l'anno scorso le aspettative erano alte e sono arrivati dodicesimi. Non vorrei veramente che sta terza piazza, non ve lo auguro, però chi lo sa, arrivano un'altra volta fuori dalla zona playoff. Non però, è dato ragazzi, sapere. La squadra ce l'hanno. Non è dato sapere. È una squadra importante, eh. E quindi io terzi, tu il Genoa, mo svegliamo terzi. Secondo e primo. Chi passa? Promosse entrambe, ma chi da prima e chi da seconda? Voglio prima la seconda. Il Parma. Seconda. Quindi per te il Cagliari arriva primo. Per me il Cagliari è prima. Cagliari secondo me c'ha tutte le carte in regola per essere quella squadra. Poi lo sappiamo, il Cagliari ogni Papo tanto gol. Riscende. Papo gol. Ogni tanto riscende in Serie B, però ma è sempre pronta subito per rifare un campionato incredibile e rimettese subito in carreggiata per la Serie A. Secondo posto il Genoa. E anche secondo e me quindi primo Cagliari vincerà questa Serie B. Quindi per te Genoa e Cagliari, che sono appena retrocesse dalla Serie A, subito, subito prime della classe.
E poi, ragazzi, i playoff per me: Parma, ve leggo le posizioni di classifica in ordine: Parma, Brescia, Pisa, Palermo, Frosinone e Benevento. Tu? Genoa, Palermo, Venezia, Frosinone, Brescia e Pisa. Con Cagliari e Parma, ricordiamolo, dirette in Serie A. La vostra prediction qua sotto nei commenti, a 5.000 mi piace, la facciamo anche della Liga Spagnola. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Dai! Ciao, regà!